Un altro grosso vantaggio? Lo spazio è tutto mio. Lynn, tutto bene? Non posso più condividere la stanza con la duchessa delle tenebre. Posso dormire con te questa notte? Ti direi di sì, ma non è una camera per due, capisci? A malapena riesco a dormirci io. È piccola, angusta e lugubre. Mi toccherà dormire nella vasca da bagno. Ottima idea, problema risolto, notte... D'accordo, puoi restare qui, ma soltanto per una notte. Grazie mille. Un pugno pegno. È soltanto una notte. Che cosa potrà succedere? Molto bene, dobbiamo prima stabilire delle regole di base. Primo, le mie cose non si devono toccare. Stavo dicendo... No, questo mettiamolo via, ecco. Attenzione. No, ti prego. Dai, il mio coniglietto. Oh, ti ho preso. Tutto ok, piccolino? Peccato non ci siano palloni qui in camera tua. Non dico tanto un pallone da calcio, da basket, niente. Ma per fortuna ho portato i miei. Accidenti, se è tardi. Andiamo a dormire e non pensiamoci più. Ma è presto. E poi c'è qui la tua nuova compagna di stanza. Sì, ma... Lucia Libre! Non vedo niente! Ed ecco lì intuffarsi dalla terza corda del ring! Cosa? Non sento più niente! Andare a dormire. Di sicuro è meno doloroso. Non sei scelto di dormire accanto a me? Pugno pegno! Che stai facendo? Scusa, non riesco a dormire. Beh, nemmeno io. Potresti smetterla? Che schifo! Che puzza! Notte, Lincoln! Notte! Siamo in uno spazio stretto. Non è che sia un impatto a casa mia.